Ciao a tutti cinepresi, 5 registi, 5 grandi scoperte che al giorno d'oggi nessuno conosce, ma che dovreste sicuramente conoscere se volete avere un assaggio di quello che sarà il cinema del futuro. Con questa idea ho provato a iniziare questa serie di video, questo vuole essere solamente il primo di 2-3, vedremo se vi piacerà e se ci sarà anche il materiale su cui farlo, in cui provo a esplorare un po' della cinematografia di questi ultimi anni per arrivare a scoprire i nomi dei registi emergenti o semi-emergenti che meno sono conosciuti ma che probabilmente faranno veramente quello che è il cinema di domani. Questa rubrica vuole darvi non solamente il piacere di poter dire di essere tra i primi ad aver scoperto un nome, un autore, ma vuole darvi anche la possibilità di trovare dei film molto interessanti, perlomeno secondo me, che possono piacervi e che ancora in pochi conoscono. Il primo nome nella lista è il nome di una donna regista e in un'epoca in cui il cinema è soprattutto maschile non posso che provare un doppio piacere nel segnalarvi Anna Rose Holmer. La giovane regista ha presentato il suo film The Fitz all'interno della mostra del cinema di Venezia, in particolare nella sezione Biennale College, una sezione in cui vengono presentati i film finanziati durante l'anno dalla Biennale di Venezia. La Holmer ha ricevuto quindi finanziamenti quasi a scatola chiusa, una scommessa fatta dalla Biennale su una regista che ancora non aveva avuto modo di mettersi in gioco. Quello che è stato il risultato è un film che veramente mi ha colpito nel profondo, con una grandissima consapevolezza dei colori, delle immagini, delle inquadrature, coniugato a un senso del ritmo pazzesco. Il racconto è quello di una serie di crisi epilettiche, più o meno possiamo dire così, non è chiaro poi nel film quale sia la vera natura, che colpiscono una scuola superiore americana. Questo è lo spunto per indagare tutte quelle che sono le difficoltà del crescere da parte dei ragazzi, le rivalità, il senso di colpa e il sentire i cambiamenti del proprio corpo, quindi un viaggio emozionale all'interno di uno stato d'animo legato a una precisa età, ed è un film che colpisce lo spettatore in maniera veramente indelebile e che non posso che consigliarvi moltissimo. Il secondo regista è un grandissimo autore che è stato sommerso dalla celebrità del suo film, ovvero It Follows, ma David Robert Mitchell non è solamente questo bellissimo horror adolescenziale, sempre per restare in tema, ma è anche The Myth of the American Sleepover, ovvero un racconto di formazione, questo è accomunato con la Holmer, fatto con il cuore, con una protagonista che ruba veramente la scena e che ha dimostrato come opera prima del regista le vere grandissime capacità di questo autore. La cosa che più mi colpisce del suo modo di fare cinema è che prende i generi e riesce a trovare uno stile proprio, ma non uno stile che accomuna tutte le sue opere, ma una variazione all'interno dei canoni prestabiliti. Questo secondo me lo rende veramente molto interessante per come riesce a rinfrescare quelle che sono le convenzioni del cinema americano. C'è grandissima attesa per Under the Silver Lake, che è il suo ultimo film che uscirà quest'anno probabilmente, è stato presentato a Cannes con un grandissimo successo, io non vedo l'ora di vederlo e credo veramente che sarà un po' il trampolino di lancio per questo regista, non solo come bravo esecutore di una storia, ma proprio come autore. Un altro regista di cui sicuramente conoscete il film, ma di cui pochi probabilmente conoscono il nome, è Dan Trachtenberg. La mente dietro a 10 Cloverfield Lane è in realtà un regista di grande esperienza, ha diretto numerosi spot e in particolare un episodio di Black Mirror e arriva sul grande schermo con 10 Cloverfield Lane che ha sorpreso tutti, sia per la gestione della tensione con l'atmosfera hitchcockiana che per la consapevolezza con cui arriva a gestire il budget di un grande blockbuster. La fantascienza che ci propone è fatta veramente di carne, di tensione. È curioso come di fatto in molti abbiano elogiato il film, ma in pochi abbiano lodato l'abilità del regista, quindi credo che sia necessario tenerlo d'occhio. Si sta muovendo molto anche in internet, sta facendo tante cose, tra cui ha fatto una trasmissione su YouTube e credo che il suo futuro non sia per forza legato al cinema, proprio perché ha questa miriade di interessi, ma che sia un autore nerd particolarmente interessante. Quarto regista che voglio segnalarvi, qui continuiamo nel territorio horror, thriller, comunque film di tensione,
Leone viene anche lui scoperto nella Mostra del Cinema di Venezia. Si chiama Nicolas Verso e ha presentato un vero e proprio colpo di fulmine per quanto mi riguarda, ovvero Boys in the Trees. In poche parole, il film può essere descritto come It prima di It di Andrés Muschietti, in versione però messicana, con la grandissima suggestione delle immagini del giorno dei morti messicano, quello che abbiamo imparato a conoscere attraverso Coco, però immaginatevi una declinazione in chiave horror e in chiave ancora una volta di romanzo di formazione. Quindi abbiamo un protagonista scritto benissimo, una serie di suggestioni che riescono a trascinare la storia veramente per mantenere lo spettatore incollato allo schermo. Un regista così sconosciuto, con una mano così consapevole e così abile nel creare veramente un prodotto di intrattenimento totale. Purtroppo, ancora una volta, nonostante a Venezia tutti siano letteralmente impazziti per questo film, che arrivava soprattutto in un momento della mostra dove avere un horror di questo stile veramente aveva dato una ventata di aria fresca, una serie di film autoriali che sembravano a confronto molto vecchi, ed è strano che non se ne sia parlato di più di questo giovane DJ australiano. Infine, il quinto regista. Vi ricordate The Witch, l'horror che un paio di anni fa aveva sconvolto gli appassionati del genere, la storia di una famiglia intrisa con stregoneria e superstizione? Ecco, era diretto da una persona, questa persona è Robert Eggers. Non vedo l'ora di vedere il suo successivo film, The Lighthouse, con Robert Pattinson e Willem Dafoe. Quindi il giovane regista ha fatto un salto nella prima categoria con degli attori di peso, ma io vi consiglio veramente di recuperare The Witch nel caso non l'abbiate visto, e credo veramente che sia il caso di aspettare il prossimo film come l'arrivo sugli schermi del film attesissimo di un nuovo grande autore. Questi erano alcuni nomi, ho già previsto e scritto una seconda parte, non l'ho ancora filmata, quindi fatemi sapere se può essere cosa gradita. In particolare suggeritemi secondo voi quali sono i registi esordienti, i registi che nessuno conosce, che meritano di essere segnalati, in modo tale da creare una grande coscienza comune sulle direzioni che sta prendendo il cinema in questi anni, e per poter dire finalmente, beh, noi l'abbiamo scoperto. Infine volevo salutare Francesco Fortuna, che mi ha commentato sotto il video della Terra dell'Abbastanza, non è d'accordo con la recensione, a lui il film non è piaciuto più di tanto, però è un commento ben argomentato che secondo me vale la pena leggere. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate di questo elenco, e se ne avete voglia tornate sempre qui su Cineprese. Ciao a tutti!